Benvenute e benvenuti a tutti in questo nuovo video nel quale scopriremo che cosa sono le COP, le conferenze delle parti delle Nazioni Unite. Le conferenze delle parti delle Nazioni Unite, le famose COP, sono delle riunioni che vengono effettuate in parte tra tecnici, climatologi, esperti a vario titolo dei cambiamenti climatici e in parte rappresentanti dei governi, quindi rappresentanti istituzionali, che si svolgono ogni anno e che sono organizzate dalla UNFCCC, cioè la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Qual è l'obiettivo di queste conferenze? L'obiettivo delle conferenze è cercare di capire in che modo si possano combattere i cambiamenti climatici. La UNFCCC, questa agenzia delle Nazioni Unite, è stata costituita nel 1992 in occasione di quello che fu definito all'epoca il Summit della Terra, che fu la prima di queste importanti riunioni che vengono effettuate ogni anno. E all'epoca l'obiettivo che aveva dichiarato l'UNFCCC e i governi che l'hanno sostenuta, insomma, che hanno creato questo organismo, era quello di raggiungere la stabilizzazione, dicevano, delle concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera terrestre ad un livello sufficientemente basso da prevenire interferenze antropogeniche, cioè di origine umana, dannose per il sistema climatico. All'epoca quindi si era in qualche modo ottimisti, che una dichiarazione del genere lascia intendere che una stabilizzazione delle concentrazioni di gas ad effetto serra potesse essere sufficiente. Invece i gas ad effetto serra nel corso del tempo non sono stati stabilizzati, addirittura sono aumentati notevolmente, continuano ad aumentare di anno in anno la quantità di gas a effetto serra che viene immessa nell'atmosfera, e infatti il sistema climatico ne sta risentendo fortemente. Nel corso del tempo sono stati, appunto, si sono susseguiti gli appuntamenti. La COP3 nel 1997 è particolarmente importante perché in quell'occasione fu adottato il protocollo di Kyoto, e fu il primo documento, il protocollo di Kyoto, che disse che era obbligatorio ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, in particolare le emissioni di CO2, ma non soltanto, e che a farlo dovevano essere i paesi più ricchi. Perché i più ricchi? Perché i più ricchi sono i più responsabili dei cambiamenti climatici, mentre le altre nazioni della Terra, soprattutto quelle che si sono sviluppate meno, ovviamente hanno emesso, attraverso l'industria, attraverso i trasporti, i sistemi in generale di produzione, molte meno emissioni di gas a effetto serra, e però paradossalmente ne subiscono le conseguenze peggiori, perché le emissioni di gas ad effetto serra hanno in quelle aree soprattutto delle gravi ripercussioni, ancora più gravi di quelle che finora ci sono nel mondo ricco. E si disse con il protocollo di Kyoto che la riduzione globale media doveva essere pari al 5% dei gas ad effetto serra nel periodo tra il 2008 e il 2012 rispetto ai livelli registrati nel 1990. Soltanto che ci sono voluti 8 anni perché il protocollo di Kyoto entrasse effettivamente in vigore, perché occorreva un numero minimo di nazioni rappresentanti un certo numero minimo di abitanti della Terra per poter essere ratificato il protocollo, e il no degli Stati Uniti bloccò per tanti anni l'entrata in vigore. Soltanto grazie alla Russia, il 16 febbraio del 2005, 7 anni dopo la firma, il protocollo è entrato effettivamente in vigore. Nel 2007, alla COP13 in Indonesia, durante il summit, prese vita un piano d'azione che aveva uno scopo, quello di raggiungere un accordo globale. Si cominciava a parlare di quello che poi sarebbe stato l'accordo di Parigi del 2015. Lo scopo, appunto, doveva essere quello di comprendere un aumento degli obblighi di riduzione della CO2 dei paesi ricchi e l'inclusione anche per la prima volta delle economie emergenti. Il mondo alla COP13 prese atto del fatto che non bastava l'apporto dei paesi ricchi, occorreva che anche i paesi in via di sviluppo, come la Cina, l'India e il Brasile, la Cina è il più grande emettitore di gas ad effetto serra del mondo, facessero la loro parte. Il problema è che alla COP15 di Copenaghen nel 2009 ci fu una grossa battuta d'arresto. Ci si
batteva per un accordo globale e in realtà alla fine ci fu soltanto una mera dichiarazione di intenti. Fu importante però la COP15 del 2009 perché da una parte ci fu per la prima volta una gigantesca mobilitazione popolare attorno alla COP, tantissime persone manifestarono e tra l'altro ci furono anche degli importanti scontri in quell'occasione e fu importante anche perché per la prima volta il nord del mondo, paesi ricchi del mondo, accettarono il concetto di dover aiutare nell'adattamento ai cambiamenti climatici i paesi più poveri, quindi non si parlò soltanto di mitigazione dei cambiamenti climatici, quindi di abbassamento delle emissioni di gas ad effetto serra e quindi delle conseguenze dei cambiamenti climatici, ma anche del fatto che alcune nazioni ormai si trovavano in una situazione nella quale dovevano agire anche soltanto per difendersi, perché alcune conseguenze dei cambiamenti climatici sono appunto ormai ineluttabili. E inoltre si parlò per la prima volta di un tetto massimo da dare al riscaldamento globale alla fine del secolo rispetto ai livelli preindustriali, che fu individuato in un massimo di 2 gradi centigradi. Per questo aiuto di cui vi ho parlato, i paesi ricchi promisero 100 miliardi di dollari di stanziamenti all'anno di trasferimenti dal nord al sud del mondo, però questi soldi non sono mai stati stanziati per intero in tutti gli anni successivi, fino addirittura al 2019 ancora si è attorno a 75-76 miliardi, quindi si sono fatti dei passi avanti, ma quei 100 miliardi di dollari non sono mai stati concessi per intero. Ci sono state quindi delle COP interlocutorie successivamente, in particolare la COP 17 di Durban e la COP 18 di Doha, nelle quali si decise di che cosa fare anche del protocollo di Kyoto, che era l'unico documento che rimaneva in qualche modo in vigore, anche se era un documento senz'altro troppo blando, troppo debole per poter aggredire effettivamente i cambiamenti climatici. Si decise alla COP 18 di Doha nel 2012 di prolungarlo al 2020 soltanto per evitare di creare un vuoto nel quale tutti i paesi avrebbero potuto fare come volevano dal punto di vista delle emissioni di CO2. Ciò che è cambiato effettivamente è cambiato nel 2015, perché alla COP 21 di Parigi è stato raggiunto l'accordo che prende il nome della capitale francese e che indica 2 cose sostanzialmente. La prima è mettere nero su bianco il limite dei 2 gradi centigradi e indica nel testo che però occorre stare il più vicino possibile agli 1,5 gradi centigradi. Perché? Perché la differenza sarebbe abissale. Alla stessa COP21 nel 2015 fu conferito all'IPCC, che è il gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, fu chiesto di fare un documento, un rapporto, nel quale spiegano che differenza ci sarebbe tra 1,5 e 2 gradi, perché mezzo grado può sembrare nulla, ma in questo documento l'IPCC ha spiegato che, ad esempio, soltanto per fare un esempio, nel corso delle estati con 1,5 crescita della temperatura media globale di 1,5 gradi, possiamo attenderci il fenomeno dello scioglimento totale dei ghiacci artici nelle estati una volta ogni secolo. Se invece dovessimo arrivare al limite di 2 gradi centigradi, possiamo attenderci lo stesso fenomeno una volta ogni decennio. Alla COP21 fu anche chiesto, in arrivo, diciamo, nei mesi precedenti alla COP21, fu chiesto a tutti gli stati di indicare dei documenti che abbiamo definiti NDC. Questi documenti sono delle Nationally Determined Contributions, sono le promesse dettagliate di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra portate da ciascun governo. Il problema è che i calcoli che sono stati effettuati su queste promesse hanno indicato nel 2015 che la temperatura media globale, ammesso che tutte queste promesse vengano rispettate, raggiungerà probabilmente i 3,2 gradi centigradi, quindi non parliamo di 1,5, non parliamo di 2, parliamo di un livello infinitamente più elevato, con tutte le conseguenze catastrofiche che ciò porterà. Alle COP successive ci sono stati nel 2016, nel 2017, nel 2018 delle COP interlocutorie nelle quali si doveva in qualche modo rendere operativo l'accordo di Parigi, che è come una costituzione da un principio che è quello appunto di non superare i 2 gradi centigradi ma rimanendo il più possibile vicino agli 1,5, bisognava tradurlo in atti concreti. Ecco, questo è stato estremamente difficile fino ad arrivare al 2019 a Madrid, quando si è arrivati di fronte effettivamente ad un blocco complessivo dei negoziati che hanno portato ad un fallimento della conferenza, la conferenza numero 25.
Come vedete anche da questi grafici, il range verso il quale noi ci stiamo muovendo è molto più alto rispetto a quello che dovremmo raggiungere qualora mantenessimo gli impegni dell'accordo di Parigi. Alla COP26 di Glasgow, quindi nel novembre del 2021, ci si attende un sussulto da parte dei governi di tutto il mondo affinché effettivamente si agisca per evitare che la crisi climatica diventi una catastrofe climatica.